Buongiorno a tutti e a tutti, benvenuti su un nuovo video. Aggiustiamoci un attimo il ciuffo stavolta, per una volta soltanto, perché ho notato che nei miei video io continuo a toccarmi ossessivamente i capelli. Dicevo, benvenuti e bentornati sulla casa di Serena, benvenuti a tutti i nuovi iscritti e chi approda su questo canale per la prima volta, bentornati a tutti gli altri. E niente, praticamente shopping convulsivo, c'è qui di tutto. Ora vi spiego un po'. Allora, i lavori sono terminati, come già vi ho detto l'ultima volta, ecco la prima toccata di ciuffo, ci vorrebbe qualcuno che mi preme un pulsante rosso ogni volta che me lo tocco tipo nell'orecchio. Comunque, e quindi diciamo ho ripreso un po' a uscire un po' più spesso, in più avevo bisogno di alcune cose perché Vittorio si accinge a fare un piccolo viaggio con l'oratorio che frequenta, quindi aveva bisogno di alcune cose. E quindi sono stata da due negozi cinesi, in particolare uno ho preso quasi tutto, pochissime cose da un altro, però vabbè, adesso le andiamo a vedere nel dettaglio. E ho speso all'incirca 70 euro, che in realtà erano 100 perché c'è anche una valigia, però non vi faccio vedere perché non è molto interessante. E partiamo subito. Allora, per Vittorio serviva un telo mare, io ne ho presi un paio perché li trovavo molto semplici, come piacciono a me. E ne ho presi due rigati, pagati all'incirca 4 euro l'uno, così puoi scegliere fra blu e rosso, però ne ho presi un paio perché servono sempre, diciamo, meglio uno in più che in meno. I miei per esempio sono in microfibra, quello mio è quello di Gaetano, quindi diciamo che questo qui spugna lo reputo decisamente migliore. Poi, avendo rifatto il bagno piccino, dobbiamo cambiare la vecchia plafoniera in celeste, non tanto per il colore che non ho ancora cambiato, ma più che altro perché è vecchia, in vetro non va più bene. Mi sono trovata benissimo con una plafoniera rotonda in plastica per l'altro bagno e quindi ho preso una simile, ma l'ho presa quadrata, fa una luce enorme, gigante, eccola qui, l'ho pagata pochissimo, tipo 8 euro. Io amo queste qui a led nel bagno che mi fanno quella bella luce sparata, così mi trucco bene. E sempre in tema quadrato, diciamo, ho preso il nuovo doccino, io adoro il doccino quadrato, oppure quello lì secco e lungo rettangolare per sciacquare tipo i capelli. Comunque per ora ho preso questo, non mi piacciono quelli enormi. E vabbè, poi ho preso due cucchiai da una forma stranissima, rotondi. Io amo fare colazione con il cucchiaio che non sia né grande né piccolo, lo so, è una strana fissa. Alla fine in realtà questo è più grande quasi di quelli normali e largo, me ne sono pentita appena l'ho visto nella busta, però per me era troppo tardi. Poi ho acquistato delle molle per capelli, non le trovo mai senza ganci in ferro, a me servono soprattutto nere, però anche il bianco ci sta. Poi ho preso dei giochini che utilizzavo quando ero piccola, tanto per, non sono per noi, giuro. Quindi abbiamo questo coso che si romperà sicuramente, spero non faccia troppi danni. Questo è l'elicottero che si mette sulla base e poi si tira la corda e vola. Poi ho preso il gelato che si spara, che solitamente ci davano alle feste gli animatori e noi ci uccidevamo tra bambini davandocelo in faccia nelle maniere più oscene. Il problema è che questo è gigante. Quando l'ho visto non ho resistito, cioè se a me faceva male quello che è il corpo in plastica, immaginatevi questo. Ecco, vedo anche che c'ha una bella, l'ho provato con la busta, c'ha proprio, porca miseria, c'ha una bella spinta, prevedo guai. Poi abbiamo preso un'antenna digitale per la TV qui in camera da letto, perché noi la guardiamo soltanto tramite internet, smart TV, con le applicazioni quali Team Vision, Netflix, Prime Video, eccetera. Però, per esempio, quando qualche volta non funziona internet, che può capitare come è successo durante i lavori, o quando voglio vedere qualcosa sulla Mediaset, io per esempio, non mi vergogno a dirlo, sto seguendo Temptation Island, devo vederlo in salotto che finisce tardissimo, perché comunque non mi prendono i canali normali. C'è un guasto, credo, proprio di sistema qui dell'antenna, non va proprio, è morta isolata. E quindi vogliamo ovviare con questo. Abbiamo preso delle ciabatte per Jenny, per le vacanze, che a lui piacciono i dinosauri. Di solito le ha tutte blu, ma ci piacevano queste che sono in verde. Ho preso una doccetta per la cucina, che io in realtà già ho. La mia è un'ottima fontana, miscelatore, quello che è della Groe. Si ruppe il doccino appena l'acquistai, ma dopo tanti anni è arrivato Gaetano ed è riuscito ad aggiustarla. Però volevo comunque, non lo so, io mi tengo anche il vecchio perché non credo questa sia una cromatura che mi duri molto, soprattutto che sono ossessionata dalle pulizie, però mi piaceva, la vedo più nuova, più pulita, più sistemata col pulsantino. Vediamo un po'. Una spazzola, che ogni tanto le perdiamo, le distruggiamo, le usiamo,
questa è simpaticissima celeste e rosa, e questo era il sacchetto grande. Nello stesso negozio ho preso altre cose, poi sono andata da un altro. Allora, nello stesso negozio ho fatto un po' di acquisti, sempre a tema, diciamo, accessori. Ho preso questi cerchietti con gli unicorni che appena l'ho visti non potevo resistere, per Giordana e Lori. Questa è una cavigliera per me, che in realtà penso che toglierò i fruttini e terrò soltanto gli orsetti tipo caramelle gommose. Ve la faccio vedere aperta perché è qualcosa di spettacolare. Cioè, è stupenda, stupenda veramente. Poi ho preso questo gioco che sarà scomodissimo perché è di plastica, tipo, che è serpenti e scale. Io ne ho una versione così piccola, praticamente, che si apre questa valigetta e diventa così. Però ci piace tanto, facile, veloce, tipo il vecchio gioco dell'oca. E questo porta anche, cioè, per un euro, è carinissimo. Si può giocare anche in spiaggia perché alla fine è di plastica. Ci sono i quattro segnali nel dado, io lo trovavo carinissimo. Poi ho acquistato queste mollette per i capelli, sempre per Giordana, che sono, cioè, guardate qua che belle che sono. Sono tipo in stoffa doppiata. Mi sono innamorata. Poi ho preso le mini stilo per la torcia, perché Vittorio dovrà portare anche la torcia. Pacco di mascherine nere, finalmente, che non le trovavo più. Sono comodissime, sono divise in buste da 10, quindi ne consegnerò una a Vittorio per quando va fuori. Tra l'altro deve anche fare il tampone, povero, prima di andare via, perché è obbligatorio. Se sono in struttura lo fanno, prima di andare via. Le retine della Ilse, che spero siano buone. La custodia per le Apple AirPods di... L'ho pronunciata bene al primo colpo. Da me che sono team Samsung. Comunque, la custodia per le AirPods. Del velcro, perché abbiamo applicato la zanzariera in cucina. Di quelle magnetiche, apri e chiudi, così che anche il cane possa uscire. Per questo negozio è finito. In un altro ho preso un po' di perline con le lettere, perché Giordana ama fare i braccialetti. Solo che l'ultima volta che le ho acquistate queste letterine non c'era la I, ma solo la Y, e lei ha dovuto scrivere tutti i nomi senza I, quindi Jordi l'ha scritto con la Y all'inizio, non alla fine, vabbè. E le ho trovate anche colorate, le trovavo davvero carine. Poi questo qui è il, praticamente per spilare i tubi nel lavandino, eccetera. Può essere sempre comodo, soprattutto nella vasca con, diciamo, i capelli, della doccia, eccetera. Soprattutto serve in questo periodo, perché mi si è intasato, credo, lo scarico della lavatrice. Dovete sapere che io ho appena ritirato il folletto dall'assistenza. Oggi mi sono accorta che mi è morta l'aria condizionata della macchina, quindi devo ricaricare il gas. Più ho avuto questo problema appunto alla lavatrice, abbiamo cercato di risolvere noi. Il filtro è pulito, il condotto non è ostruito, non sappiamo, quindi vabbè, un'ulteriore spesa in più. Mi aspetta anche una grossa spesa dal dentista, perché ho avuto un problema e devo effettuare una devitalizzazione su un dente già devitalizzato, perché, ahimè, ho avuto una piccola fistola gengivale che non mi porta problemi, però non va tenuta. Comunque, bando alle ciance, l'ultimo accessore è forse quello più carino e più intelligente, la cosa che io non ho mai visto. Vi faccio vedere la foto. Allora, è un portaspugna da lavabo, che spero nella mia fontana cipata non ci avevo fatto caso, che si applica praticamente così. È una vaschetta, sotto proprio è buono perché ha i rubinetti, appunto quelli lunghi, moderni come il mio, e si applica, e ci posso mettere, a parte la spugna, ma solo tutti i guanti, che non so mai dove mettermeli. E niente, questo è tutto quello che ho comprato. Sì, ci sono state anche delle cose alquanto inutili, però ogni tanto, cioè, ogni tanto è divertente anche prendere qualcosa di sfizio. Spero che questo video vi sia piaciuto, io vi invito a premere iscriviti sul bottone sotto e soprattutto ad attivare la campanella, così non vi perdete i prossimi video. Condividete questo video con le vostre amiche, con i vostri amici, così prendete anche voi qualche spunto per qualche acquisto da fare in vista dell'estate. Ciao!